Ed eccoci alla quinta parte della miniserie verso Ubuntu 12.04. Benvenuti anche in questa puntata e vi voglio parlare questa volta del browser internet o navigatore web. È un programma, il navigatore web, di importanza sempre maggiore più passa il tempo, in effetti, e più si riescono a fare delle cose, delle operazioni, delle gestioni, documenti, tutto sempre più via web. La tendenza ormai è andare sempre più verso il web, sempre più verso le interfacce web, sempre più in rete. Questo vuol dire che è di importanza fondamentale avere sul proprio PC installato il browser giusto, e per giusto intendo quello che conviene maggiormente alle nostre abitudini o che ci offre delle funzionalità che ci fanno particolarmente comodo. Questo vuol dire che ovviamente non per tutti gli utilizzatori lo stesso browser ha lo stesso valore aggiunto. Ecco, per quanto mi riguarda, il browser che nel tempo è riuscito a convincermi maggiormente, che mi dà maggiore soddisfazione nell'utilizzo, è Chromium. Ovvero, vediamo un po', ecco qua, Chromium, che poi la versione open source di Google Chrome. Francamente non ho mai ben capito perché esistano entrambi. Mi si dice che il Google Chrome è griffato Google, non lo so se c'è una reale differenza fra i due. Da qualche parte si dice che il Chromium è, diciamo, la palestra di prova di varie funzionalità che poi confluiscono in Chrome. Vabbè, poi uguale, fatto sta che va benissimo. Chromium è sta benissimo essere coerente con l'open source, proseguire su questa strada, quindi in Ubuntu è disponibile Chromium. Detto ciò, dobbiamo chiarire perché ho creato questa quinta parte della miniserie che si intitola Sostituire Firefox con Chromium. Perché per il momento Firefox è ancora il navigatore di default, cioè per difetto. Anche ad aprile prossimo, con la nuova Ubuntu, quando verrà installata, vi ritroverete Firefox come browser predefinito. Però già all'ultimo UDS, cioè l'Ubuntu Developer Summit, quello che ha dato le specifiche per la prossima versione di Ubuntu, sono già sorte delle discussioni in rete, girano già voci che il regno di Firefox inizia a traballare, o stava già traballando mica male, ma poi alla fin fine si è deciso di rimanere ancora almeno per questo rilascio su Firefox. Però Chromium era entrato già in linea di conto nelle discussioni. Comunque, per il momento sappiate che anche in aprile vi troverete macchina nuova appena installata, la volpetta di Firefox. Quindi questa non è per me un'ipotesi di lavoro come nella parte della miniserie precedente, nella quarta parte, ma bensì una certezza. Quindi sicuramente una delle operazioni che farò per prima, se non la prima, sarà disinstallare, quindi togliere dal mio sistema Firefox e installare al suo posto Google Chromium. Vantaggi, riassunti veramente in poche parole, in pochi punti, ce ne sono. Indipendentemente dal fatto che Chromium incontra meglio, soddisfa meglio le mie esigenze di navigazione in rete, magari a qualcuno sarà Firefox, a qualcun altro sarà Opera, a qualcun altro che ne so. Il mio caso è quello di Chromium, però indipendentemente da questo ci sono dei fattori oggettivi che rendono Chromium tecnicamente migliore, almeno secondo me, e non solo secondo me, che sono,
più veloce. In generale si constata proprio a occhio che la resa delle pagine e ovviamente questo è ovvio, ma lo dico lo stesso: se avete una linea internet lenta o su un sito che state interrogando ci sono problemi ai server di questo sito, quindi la lentezza è al di fuori dal vostro PC, cioè viene dal cavo, ovviamente sono lenti tutti, ma a parità di condizioni Chromium o Chrome che dir si voglia sotto Windows è più veloce, è generalmente più veloce, il che male non fa, per carità, non si parla di differenze di minuti, ovviamente può essere da secondi, un secondo, meno di un secondo, però poi l'occhio se ne accorge se si paragonano fianco a fianco e va bene, è più veloce. Secondo punto a favore, e questo forse è il più importante, almeno quello che per me è decisamente un valore aggiunto tecnicamente, è che non richiede il riavvio del browser quando si aggiungono, tolgono o aggiornano le sue estensioni o plugin. In Firefox tuttora, a meno che nelle ultimissime versioni non sia più così, poi non l'ho più seguito ovviamente non usandolo, però che io sappia fino alla versione minimo 8 o 9, quando voi aggiungete un'estensione, togliete un'estensione o rivolgete degli aggiornamenti di estensioni, dovete spegnere il navigatore, il browser e riaccenderlo per renderle effettive le modifiche. Questo con Chromium non è necessario, infatti le estensioni si aggiornano automaticamente dietro le quinte, voi ne installate una nuova e subito attiva, ne togliete e subito disattivata, senza dover chiudere il vostro navigatore, nel quale magari in quel momento avete già aperto 10 schede, accidenti che noia, devo chiuderlo. Questo è un po' l'andazzo, diciamolo pure, del sistema operativo Windows, che ogni aggiornamento che arriva dovete riavviare tutto il PC, ed è ciò che non succede praticamente mai con Linux. Quindi noi del mondo del pinguino siamo abituati a poter tenere accesa la nostra macchina, meno di aggiornamenti di sicurezza del kernel, che sono comunque quantitativamente più rari degli aggiornamenti dei programmi normali. Noi che siamo già ben abituati al comfort di Linux, ben venga che ci sia questo stesso comfort anche nel browser, quindi aggiornamenti trasparenti, voi continuate a lavorare tranquillo senza spegnere, accendere nulla. Terzo, ecco, questo diciamo che non è un vantaggio nel senso proprio del termine, ma il Chrome Web Store, dove ci sono tutte le estensioni, plugin, applicativi da installare, nel tempo si è popolato velocemente. Cosa voglio dire? Che appena nato Chromium, quando Google ha rilasciato le prime versioni, ovviamente c'era poco o nulla come estensioni rispetto a Firefox, che ne aveva già migliaia di estensioni. Adesso ce ne sono infinite, un po' come il market di Android per i telefoni scusate, ce ne sono infinite di tutti i tipi, giochi, non giochi, utilità, è veramente una quantità ingestibile, veramente incredibile quanti ce ne sono di estensioni, quindi è assolutamente paragonabile se non superiore, adesso non so i numeri, non conosco i numeri di quanti ci siano di oggetti nel Chrome Web Store rispetto alle estensioni Firefox, ma secondo me o siamo lì o l'abbiamo già superato, ecco. Quindi questo appunto non è un vantaggio nel vero senso della parola, perché entrambi i browser usano questo sistema delle estensioni per ampliare le funzionalità, ma sono paragonabili come disponibilità di estensioni, ecco, diciamo così, in tutti i campi. Vedete qui già suddivisi famiglia, giochi, intrattenimento, istruzione, sono già suddivisi per categoria, proprio come stile Android Market, eh? E poi altro vantaggio rispetto a Firefox, che anche qui, ripeto, le ultime versioni non ho più seguito le novità di Firefox, può darsi che non sia più così, però fino a quando l'ho usato io Firefox era un blocco unico. Cosa intendo? Voi aprite Firefox, lo usate, aprite 1, 2, 10, 20 schede e tutto in un blocco unico. Se si impianta un problema una scheda, rischiava fortemente di avere il problema tutto il browser Firefox, dovevate spegnerlo, forzare lo spegnimento di tutto
il browser anche di tutte le altre vostre schede, perché una ha creato problemi a tutto il programma. In Chromium non è così. Ogni scheda, qui per esempio ne ho aperte due, ognuna si occupa la sua parte di memoria ed è un processo indipendente, come se fossero due Chromium aperti. Ecco, se io stacco, vediamo un po' se ce la fa, ecco, se io stacco la scheda è più facile da capire, da intuire, perché vedete due finestre, dite ok, hai aperto due volte Chromium, quindi è facile da capire che sono due processi separati. Ecco, anche in Firefox potete separare le schede in questo modo, però resta comunque un processo unico, quindi se questa va in crisi non risponde più, rischia di andare in crisi tutto. Mentre in Chromium, sia così che così, unito, in realtà sono sempre come fossero due finestre separate. Se questa non mi risponde per un qualche problema di plugin o che so io, potete tranquillamente spegnerla e andare avanti a lavorare con le altre schede, perché sono proprio confinate, chiuse una dall'altra. Questo è anche un grosso vantaggio. Ecco, finalmente un video abbastanza breve, perché qui mi sembra tutto piuttosto chiaro. Ognuno anche qui va in parte a gusti, come sicuramente è sempre, in parte anche a funzionalità. Ognuno si scelga ovviamente il suo browser, se si vuole tenere Firefox non c'è assolutamente nulla di male. Io ho cercato di mostrare, di evidenziare i vantaggi nell'adottare Chromium. Quindi, se volete seguire la mia strada, anche voi comincerete ad apprezzare queste funzionalità e questi vantaggi di Chromium. Grazie per avermi seguito fino a qui. Quinta parte terminata. Vi aspetto per la prossima. Grazie.